Enrico Bacchin, partita giocata completamente l'ultima, quella col Connacht. Come hai visto il Benetton in questo incontro? Allora, in difesa siamo andati molto bene, in attacco siamo un pelo calati rispetto a Glasgow, però ci stiamo allenando per tornare a quello standard lì domenica prossima e speriamo di riuscirci. Avvertivate in qualche modo la tensione, questa necessità anche di cui ha parlato anche il vostro tecnico Umberto Casellato a fine, durante la conferenza stampa, di sbloccarvi proprio con un risultato positivo? Beh, sicuramente c'è tanta voglia di far risultato, di vincere, perché non è ancora arrivato, però niente, lavoriamo per vincere la prossima e speriamo che cada. Questi primi mesi a Treviso che cosa ti hanno lasciato finora? Beh, il gruppo mi piace molto, c'è da lavorare e niente, mi diverto molto. Il tuo inserimento di fatto ha spostato un po' Luca Morisi in un ruolo diverso come quello di secondo centro rispetto a quello più tradizionale per lui di primo. Com'è andata anche questa partnership? Beh, diciamo che Luca gioca sia 12 che 13, comunque bene, ci siamo trovati bene. Speriamo di riuscire in attacco la prossima partita. Prossima partita appunto di cui parlavi adesso contro gli Ospreys, una squadra che avete già affrontato all'inizio stagione. Tu sei anche uno dei reduci purtroppo della sfida dello scorso anno in qualità di permit player. Sì, la sconfitta più pesante credo, me la ricordo bene. E speriamo, anzi no, sicuramente non andrà così. Niente, anche la prima di Coppa e andiamo lì per provare a fare risultato ovviamente. Per te si tratta, giusto se non sbaglio, dell'esordio nella competizione più importante a livello europeo. Le tue sensazioni, le tue emozioni? Beh, sono emozionato. Era diverso se giocavamo con una squadra inglese e francese, perché gli Ospreys comunque fanno parte del nostro campionato, però sono contento. La prima presenza. Ospreys che avete appunto già visto anche alla prima in questo campionato, una squadra che dell'attacco fa forse proprio il suo punto di forza migliore, come un po' nel DNA insomma del rugby gallese. Sarà lì e quindi un altro banco di prova per questa difesa che dicevi prima è molto migliorata anche nell'ultima partita col Connacht. Sì, spostano molto la palla, corrono molto, sono veloci, si sa che loro hanno un campo veloce e dovremo. Sarà sicuramente più impegnativo di Connacht, però la stiamo preparando al meglio. Speriamo comunque di avere più possesso noi rispetto a Connacht. Che tipo di partita appunto ti aspetti adesso questa di domenica? Beh, sicuramente dal punto di vista fisico molto intensa, da correre molto e questo, sposterà la palla e dobbiamo cercare di coprire bene e sfruttare le nostre occasioni al meglio. Una domanda curiosa, pensi che in qualche modo ci sia una qualche differenza sul fatto di giocare in un campo che è misto sintetico, quindi appunto può ulteriormente portare più velocità? Non sapevo neanche sinceramente che fosse misto, però no, non credo, per noi no, è casa loro, penso a loro magari fa un po' di differenza. Come centro appunto gli Ospreys, dicevamo prima, anche hanno tre quarti sicuramente ispirati, in particolar modo nella loro mediana e nell'ultimo periodo Webb, Biggar stanno facendo grosse cose, ma anche i centri sono sempre molto affiatati e giocatori di livello internazionale. Sarà una bella sfida anche per te anche questa, giusto? Sicuramente hanno una mediana molto, molto forte, sì, non sono gli ultimi arrivati, anche i centri sono bei giocatori, però niente, andiamo lì e proviamo a giocare. Dal punto di vista meramente statistico, il Benetton finora, questa è una domanda un po' cattiva se vuoi, sta segnando poco. Che spiegazione ti sei dato di questo fatto? Sinceramente non lo so. Le occasioni le abbiamo, però dobbiamo riuscire a finalizzare. Manca quindi un po' di concretezza? Manca quindi un po' di concretezza, esattamente.
Ascolta, difficile appunto parlare adesso già di primi bilanci, una squadra molto nuova, molto cambiata, tu stesso sei uno dei volti nuovi, pur essendo stato qui come permit player. Come vedi però appunto questa squadra dopo questi primi circa 2 mesi di queste competizioni? Beh, io credo che sia una bella squadra con un bel potenziale. È ovvio che ci vuole tempo, allenamento, sacrificio tutti insieme per trovare la giusta coesione. E diamo tempo al tempo, dopo i risultati parleranno, speriamo.